Di nuovo qui in diretta da Reinventing 2021, dopo la pausa a pranzo continuano le sessioni, i nostri workshop all'interno delle varie sale e tra una e l'altra cerchiamo un po' di portare qui i nostri ospiti come Valeria Vitali, buongiorno. Ciao, buongiorno, come va? Tutto bene, grazie di essere qui, sono contento di trovarti anche perché insomma la giornata sono di quelle frenetiche queste, no? Prima giornata abbiamo iniziato col botto, quindi sì, tante cose, tanti stimoli. Tanti momenti di riflessione, ma soprattutto di network. Finalmente rincontriamo i colleghi che da un paio d'anni non vedevamo più. È vero, è vero. Colleghi, perché insomma, Valeria, tu sei l'ideatrice, No, no? sì, Più o sono meno, una delle fondatrice insieme fondatrici. ad Anna Siccardi di Rete del Dono. Siamo una piattaforma di crowdfunding e personal fundraising, ovvero aiutiamo le organizzazioni non profit a raccogliere fondi online, ma soprattutto avviciniamo anche il singolo individuo al dono, invitandolo a sostenere una buona causa e ad attivarsi in prima persona per raccogliere fondi per un progetto vicino a lui, La cosa quindi. interessante è che appunto Rete del Dono ormai ha più di 10 anni, no? Sì, Avete siamo appena nati fatto. esattamente nel 2011, quindi abbiamo 10 anni. Quest'anno abbiamo festeggiato il 10° compleanno. E siete nati da sempre, cioè il crowdfunding è una cosa che esiste da tanto tempo, ma nessuno aveva deciso e pensato espressamente a un crowdfunding solo per il terzo settore. Voi siete stati i primi, diciamo, ad andare in quella direzione, no? Più o meno. Sì, diciamo che allora, innanzitutto noi nel 2011, quando siamo arrivati con l'idea di diffondere il personal fundraising in Italia, cioè quello di avvicinare l'individuo alla raccolta fondi e in particolare Stanno smontando intanto mezzo palazzo delle stelline. sì, no, di invitarlo quindi a sostenerlo attivamente raccogliendo fondi. Questo modello puramente anglosassone che era diffuso in Inghilterra, molto in Inghilterra, Just Giving, piattaforma di riferimento, e quindi noi siamo nati con questa vision, diffondiamo Ma la cultura se io del dono singolo, tra le appunto, persone. io singolo mi appassiono a una causa, posso essere io il collettore, diciamo, di tutto quello, cioè porto avanti io la causa, anche se non è Sì, una causa magari strettamente posso legata a me. dare visibilità a questa Sono causa, appunto un quindi. ambasciatore a tutti gli effetti. Esatto, a diventarne ambasciatore e decidere anche di impegnarmi attivamente nella raccolta fondi. Quindi, so, compio gli anni, decido di festeggiare il mio compleanno raccogliendo fondi per la mia organizzazione del E che il cuore. sistema funziona, lo dicono i numeri, perché insomma, Sì, ormai avete raggiunto diciamo dei numeri che importanti. chiaramente all'inizio non c'era niente, no? Siamo proprio tabula rasa. Poi in questi anni comunque abbiamo costruito e nei nostri eventi top, come ad esempio Maratona di Milano, che ha un charity program costruito, dove partecipano tantissime organizzazioni, dove si invitano i runner a raccogliere fondi, nell'ultima edizione fisica che c'è stata, lontano ormai 2019, sono stati raccolti 1.300.000 euro, quindi grazie al coinvolgimento di 1.000 fundraiser, quindi di 1.000 runner che hanno deciso di affiancare alla loro sfida sportiva quella solidale raccogliendo fondi. Quindi un risultato molto interessante. Poi questo per farvi l'esempio di quell'evento specifico, però ce ne sono altre situazioni interessanti, come per esempio le Pink Ambassador con Fondazione Veronesi, altre situazioni molto diciamo così positive in cui vedono le persone attivarsi a sostegno di una buona causa. Lo sport sicuramente è un grande driver, ma non c'è solo lo sport, ci sono anche altri momenti importanti che una persona può coronare con una raccolta fondi, dal compleanno al, non so, mi laureo, piuttosto che ci sono altri mille, diciamo, modi per farlo. Quest'anno tutti, insomma, mai nome fu più giusto in realtà che l'edizione quest'anno, Reinventing. Sicuramente c'è Vero. stato bisogno di reinventarsi Sì, un Dio. po' tutti quanti. Rete del Dono come si è reinventata per cercare di stare appunto al passo con le Sì, richieste? diciamo che la pandemia sicuramente è stato un grande spartiacque. Chiaramente gli eventi sportivi sono stati molto penalizzati, quindi anche noi abbiamo iniziato comunque a lavorare in modo diverso, diffondendo la cultura del crowdfunding e del sostegno della donazione e avvicinando a una diversa cultura digitale le organizzazioni non profit. Quindi,
tanto del nostro, della nostra energia è stata spesa e continua ad esserlo in attività di formazione per le organizzazioni sul digitale, sulla raccolta fondi digitale. Abbiamo anche fatto tante partnership, e questa è la cosa stata importante per noi in questo periodo, con fondazioni bancarie e altre fondazioni del territorio, per portare avanti bandi, attività che abbiano come obiettivo quello di migliorare le competenze digitali per avvicinare le organizzazioni a vivere in un'ottica di sostenibilità, quindi a portare avanti progetti che poi siano sostenibili e siano realizzabili, no? Quindi aiutarle a pensare sempre al loro piano di fundraising e a come portare avanti azioni di raccolta fondi in parallelo alla loro pianificazione. E questo l'abbiamo fatto in partnership con tante fondazioni del territorio, proprio per andare a coinvolgere quelle comunità, magari più piccole, che non hanno ancora quelle competenze che gli permettono di fare un passo in più. Ecco, avuto crowdfunding, è una di quelle parole che ormai chiunque usa, a volte anche un po' troppo a sproposito, sì, forse, e che le organizzazioni, insomma, sembra che dicono: ho trovato la soluzione a tutti i mali del mondo, faccio un crowdfunding. Sì. Non è una cosa così semplice. Quali sono i consigli che ti vengono da dare per fare la giusta campagna di crowdfunding? Sì, allora, no, il consiglio è semplice, è quello di prepararsi, cioè quindi di non arrivare sprovveduti al lancio della campagna. Nel senso, una cosa che noi consigliamo sempre di fare, numero uno, è digital check-up, cioè vedere com'è la tua salute digitale. Fatto questo, iniziare a pianificare la campagna prima dell'effettiva partenza della campagna, in modo tale che quando io lancio la mia campagna, inizio la mia raccolta fondi, ho già pianificato tutti i passi che dovrò intraprendere per arrivare al mio obiettivo, per raggiungere il mio obiettivo. Quindi tutta questa analisi preparatoria va fatta prima. E di solito almeno un paio di mesi sono necessari per pianificare bene le azioni, e soprattutto ci deve essere un responsabile, un progettista, una persona che è la persona di riferimento della campagna, che quindi pianifica tutte le azioni e coinvolge la community. Se non ci sono questi presupposti, poi diventa difficile effettivamente portare avanti con successo la campagna. Tante le cose che abbiamo sentito dire in questi giorni, tu alla plenaria c'era la plenaria? Sì, sì. Com'è sì, stato? Sì. Cosa che spunti ha dato? La plenaria è stato un po', cioè è stata un'analisi su quello che è successo durante la pandemia. Quindi un modo sicuramente per chi non avesse ancora avuto l'opportunità di analizzare, no, che cosa è stato fatto in quel periodo e i passi in avanti che anche le organizzazioni dal punto di vista digitale hanno fatto, quello sicuramente è stato un buon ripasso. Anche perché ne viene fuori un dato: tantissime persone si sono avvicinate al donare. Tantissime persone che però non è detto che torneranno a donare. Sì. Come poter fare magari per riuscire a Allora, io sono convinta persone? Che donare sia uno stimolo che vada allenato, cioè e stimolato continuamente. Quindi non è che uno si alza al mattino e dice: ah, non so cosa fare, dono. Per cui qua il grande ruolo delle organizzazioni nel continuare a mantenere vivo il contatto con i propri sostenitori, con le proprie community. Quindi sostenerli, dialogare con loro e offrire dei canali di comunicazione che non sia un monologo dell'organizzazione con la potenziale community, ma che sia un coinvolgimento a 360 gradi che si trasforma poi in un dialogo. Solo in questo modo poi si riesce davvero a portare avanti una raccolta fondi efficace. L'ho chiesto anche a chi veniva prima di te, appunto, reinventing. Valeria, come reinventing invece, Valeria? Come mi reinvento io? No, sicuramente noi ci siamo reinventati. Devo dire che Rete Dono si è reinventata, ha messo a sistema tante cose, tante competenze, quindi abbiamo iniziato anche a fare appunto formazione in modo più strutturato con le organizzazioni sul digital fundraising e sul crowdfunding. Abbiamo lavorato molto sull'ambito della cultura come veicolo di inclusione sociale, con il nostro premio, anche qua abbiamo investito tante energie, quindi abbiamo ampliato, diciamo, cosa. Per cui diciamo che anche il nostro ruolo, il nostro, soprattutto nel digitale, è un ruolo, una funzione che è in continuo cambiamento, cioè tu ti devi continuamente, soprattutto nel digitale, adeguare ai tempi, osservare, metterti in ascolto, come lo diceva l'organizzazione, per quello che sta succedendo, perché il cambiamento è continuo e quindi
se ti distrae un attimo rimani indietro, per cui sempre abbracciare l'innovazione. Sicuramente per noi l'innovazione vuol dire coinvolgere i territori e le comunità a una visione diversa di quella che è la sostenibilità, che per sostenibilità non intendiamo solo dell'ambiente, che è una parte, ma sì, sostenibilità dei progetti, sostenibilità di quello che noi facciamo sul territorio. Chiarissimo, Valeria. Allora io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi, grazie per questa chiacchiera. Magari ci si vede ancora nei prossimi giornate, perché appunto 2 giorni, oggi siamo a metà del primo giorno, abbiamo ancora tutto il pomeriggio e tutto domani per seguire tutti i vari appuntamenti di Reinventing 2021. Grazie mille, grazie a Valeria, grazie mille a te del dono. Allora, grazie. Ciao, grazie.